Terza parte del capitolo 2 della Promessa dei Lupi. L'indomani di buon'ora, il branco si mise in cammino. Rissa si rifiutò di partecipare alla cerimonia di commiato e rimase in disparte, mentre il resto del branco si radunava intorno a Rucco e ognuno lo toccava, invocando un buon viaggio. Rimase a osservare affascinati i lupi adulti che sfidavano davanti a Rucco per toccare il muso e il collo del naso. Lui, a sua volta, posava la testa sulle spalle e sul collo leccava i suoi musi protesi. «Non vuoi unirti a noi, Rissa?» chiese. «Una buona cerimonia e un buon auspicio di un buon viaggio.» «Una buona preparazione e un auspicio di un buon viaggio», sbottò lei. «Non voglio festeggiare questo addio.» Rucco non le disse altro, ma alzò la voce in un grande ululato. A uno gli altri lupi si unirono a lui, levando il loro canto al cielo. E il viaggio ebbe inizio. Lasciammo la tana e la vecchia quercia, arrampicandoci lungo l'altura che proteggeva la tana. La nostra radura si trovava in fondo a un bosco che ci riparava, e al di là degli alberi si stendeva una pianura che risaliva dolcemente e di cui non riuscivo a vedere la fine. Ricordo poco della prima parte di quel viaggio. A 4 settimane di età ero di soltanto 2 settimane più giovane di Cucciolo di Rissa, ma la differenza si faceva sentire. Avevo le zampe un po' più corte e i polmoni un po' più deboli e gli occhi un po' meno capaci di mettere a fuoco. La ferita alla zampa non era ancora guarita e mi faceva meno male poggiarci sopra il peso del corpo. Anche la zampa anteriore di Azzo era dolorante. Avevamo tutti il terrore di perdere il branco e non cercavamo neppure di distinguere i nuovi odori e rumori. Ben presto Azuen e Marra e io, i più piccoli, rimanemmo un po' indietro rispetto agli altri. Dopo aver camminato per quelle che sembravano ore, vedemmo che i lupi si erano fermati all'ombra di un grande masso tondeggiante. Ci affrettammo a raggiungerli e crollammo a terra spossati. Persino Borla e Unan ansimavano per la fatica ed erano troppo stanchi per darmi fastidio. Potemmo riposarci sopra solo per qualche istante prima che i lupi adulti ci pungolassero a riprendere il viaggio. Io ebbi ancora meno tempo degli altri per recuperare le forze perché ero arrivato nel masso per ultima. Così quando mi alzai avevo le zampe che tremavano. Raggiunta la cresta del lungo pendio, scorgemmo la grande parte della grande pianura, un boschetto. Rissa lanciò un ululato. «La vostra nuova casa è laggiù, cuccioli. Se raggiungerete il bosco e il ritrovo dell'albero caduto, sarete al sicuro. Avrete superato la vostra prima prova da lupi.» Il resto del branco si unì al suo ululato. «Riprendete il viaggio! Raccogliete le forze!» Camminammo senza sosta attraverso la grande pianura, sentendoci minuscoli in confronto all'immensità del cielo. Eravamo così abituati ad avere gli alberi sopra di noi che la vasta e i rumori di quella distesa ci stordivano. Quando ormai mi sembrava di camminare da un'eternità, alzai gli occhi verso il sole e mi resi conto che la giornata era a metà. Mi chiesi se saremmo mai arrivati dall'altra parte senza essere costretti a dormire all'aperto. Rucco e Rissa facevano strada per il resto del branco e li seguiva, i cuccioli al centro e i lupi adulti all'esterno. Rissa, i lupi di un anno e il vecchio lupo Trave che continuavano a muoversi all'indietro per controllare i ritardatari, e uno di loro camminava sempre al nostro fianco. Marra, che era meno nutrita di Azuen, riusciva a tenere il passo, che era meglio nutrita di Azuen. Ma ben presto il divario tra il nucleo del branco e i ritardatari aumentò. Azuen e io rimanemmo indietro. Con un latrato Rucco ordinò agli adulti che erano con noi di raggiungerlo. Trave, che è il vecchio lupo che ci camminava accanto, si rivoltò verso di me e mi prese con delicatezza tra le mascelle. Da lontano Rucco lanciò un altro secco latrato. «Ogni cucciolo deve affrontare il viaggio da solo. Deve arrivare sulle proprie zampe oppure non è degno di essere chiamato lupo.» Dopo un momento di esitazione, Travi che mi posò dolcemente a terra. «Continua a camminare, lupetta. Se non ti arrendi, ci troverai. Raccogli le forze. Tu fai parte dell'equilibrio.» Io però non riuscivo a rialzarmi. In preda alla disperazione, guardai il resto del branco che si allontanava. Azwen era seduto accanto a me e uggiolava. A quel punto, Lin, la risoluta femmina di un anno, si staccò dal branco e mi raggiunse di corsa. Le due robuste zampe colmarono la distanza tra gli altri lupi e me nel giro di qualche istante, e io mi convinsi che le mie zampe stanche non sarebbero mai state così forti da portarmi tanto lontano e così in fretta. Ilin aveva lingua affilata e poca pazienza coi deboli, ed ero certa che intendesse dileggiarmi ancora. Invece, quando si fermò, ignorando gli ammonimenti di Rucco, nei suoi occhi color ambra c'era un lampo malizioso. «Avanti, sorellina!» mormorò in un modo che la sentissi soltanto io. «Voglio diventare la capobranco del fiume rapido un giorno e mi servirà qualcuno che faccia da vice. Non deludermi.» Fece una pausa, quindi riprese. «Questa è la vita dei lupi, questa è la prima parte
delle tre prove che devi superare. Se le opererai tutte e tre, l'attraversamento, la prima caccia del primo inverno, Ruko dovrà dirti il Romma. Dovrà darti il Romma, il segno dell'accettazione del branco, e tutti i lupi che incontrerai sapranno che sei una lupa del fiume rapido e che sei degna di far parte del branco. Talvolta un capobranco aiuta un cucciolo più debole degli altri a superare le prove. Tutti noi amiamo i cuccioli e vogliamo che sopravvivano. Preferiremo rinunciare alla caccia, vivere in erba, piuttosto che far male del loro. Far loro del male. Ma se i capibranco vogliono mettere alla prova la forza di un cucciolo, lo sfidano. E se un cucciolo è abbastanza forte da sopravvivere a quelle prove, lo è abbastanza da poter far parte del branco. Altrimenti ci sarà più cibo per gli altri. Poi, prima che Ruko tornasse indietro a prenderla e a punirla per la sua disobbedienza, rintornò di corsa verso gli altri lupi e con la coda bassa gli chiese scusa. Il branco si allontanava sempre più. In breve, non vidi altro che una serie di ombre della grande pianura. Ma la gentilezza di Travel e l'allegra disobbedienza di Ilin mi avevano rincuorato. Mi rialzai, provando a mettere una zampa avanti all'altra, e Azue mi imitò. Tuttavia, dopo qualche tempo, respiravo a fatica e non riuscivo quasi più ad alzare lo sguardo per vedere dove fossero gli altri. La ferita alla zampa aveva ripreso a sanguinare e bruciava a ogni passo. Azwen rallentò e io fui costretto ad avanzare più lentamente per stargli accanto. Camminammo, sebbene le zampe ammaccate mi rendessero ogni passo più faticoso e ogni respiro mi costasse tanto sforzo da indurmi a sperare di poter fare a meno dell'aria, il branco sembrava sparito e il suo odore si faceva sempre più debole. D'un tratto non fui più sicura della traccia che stavo seguendo. Il cielo si oscurò. I lupi adulti viaggiano di notte, evitando la calura del giorno, ma un cucciolo è una preda a qualsiasi branco che abbia a cuore i suoi cuccioli. Ah, ok, ma un cucciolo è una preda, e qualsiasi branco che abbia a cuore i suoi cuccioli non li lascia all'aperto dopo il calare del buio, almeno finché non sono abbastanza grandi da cavarsela da soli. Cibo per orsi, mi aveva bisbigliato Unan prima che ci mettessimo in cammino con la mattina. Stavo ascoltando Ruko e Rissa che discutevano del viaggio e non avevo sentito che mi era aperta le spalle. Sarai cibo per orsi prima di domani, oppure una mammazzana lunga ti catturerà come spuntino per i suoi piccoli. Mi ero allontanata da lui impettita, con tutta la dignità che riuscita a dimostrare, ma adesso che mi trovavo all'aperto, le sue parole non cessavano di tormentarmi. Tuttavia non smettemmo di camminare. Il fatto che il branco non importasse se ero vivo o morta mi colmava di furore, però non avevo un altro posto in cui andare. E quella era l'unica famiglia che avevo. Così continuai ad avanzare, finché le zampe non cedettero sotto il mio peso e il mio naso stanco non fu più in grado di distinguere l'odore del branco dagli altri odori della pianura. Quando un crepuscolo nuvoloso oscurò lentamente il cielo, cadde a terra e rimasi ad aspettare la morte. Azuen si accasciò al mio fianco. Si accasciò. Il sonno arrivò e con esso arrivarono i sogni. Sogni di orsi denti affilati. Tuttavia, quando il sonno si fece più profondo, scorsi anche un muso. Il muso gentile di un giovane lupa. Non la conoscevo perché non faceva parte del mio branco. Profumava di pino, ma aveva anche un altro odore, caldo e pungente. E come me aveva una macchia bianca a forma di luna sul petto, una cosa che nessun altro lupo del branco aveva. Mi chiesi se quel lupa non fosse mia madre, all'epoca in cui era giovane e felice. Lupa del sogno rise. No, piccola dente sottile, non sono tua madre, ma sono una delle tue tante madri, di un tempo più lontano di quanto tu possa immaginare. Sentii un tepore diffondersi dentro di me a alleviare il dolore. Non è scritto nel destino che tu muoia oggi, sorella lupa. Hai promesso a tua madre che saresti sopravvissuta e che saresti entrata a far parte del branco. Devi vivere e portare avanti la mia opera. Avrai molto da fare. La sua espressione divenne cupa, quasi irata. Tu soffrirai per questo, mormorò. Poi la tristezza e la collera sparirono di colpo e lei aggiunse: però troverai anche una grande gioia. Adesso alzati, sorella, cammina, figlia mia. La tua strada sarà sempre difficile e dovrai imparare a essere tenace, a lottare, anche se starai convinta di non potercela fare. Cammina, cala dente sottile, prendi il tuo amico e trova la tua casa. Stordita mi alzai faticosamente in piedi, ignorando il dolore della zampa infiammata. Diedi qualche colpetto ad Azuen per svegliarlo e, ignorando i suoi gemiti, lo costrinse ad alzarsi. Quando il cadde a terra lo morsi. In piedi! Sibilai con bocca troppo secca per parlare ad alta voce. Adesso io vado e tu verrai con me. Non ti permetterò di morire qui.
Mi hanno dato un nome, però non sicuro non se vivo o muoio. Risvegliò lucidamente. Mi hanno abbandonato. Dentro di me sentì montare l'insofferenza per quel atteggiamento. Quindi lo morsi di nuovo, stavolta con più forza. Smettila di commiserarti. Sbottai, ignorando il suo guaito di dolore. Tu mi hai salvato la vita quando gli altri cuccioli hanno cercato di uccidermi. Perciò adesso verrai con me. Dimostra a tutti che fai parte del branco. Vuoi dare ragione a una Neborla? Vuoi sentire che sei troppo debole? Tremando, Asio non parve riflettere. Non mi importa di Borla e Unan, replicò infine. Tu sei preoccupata che io avessi il latte? Io vado dove vai tu, Kala. E mi guardò con una fiducia assoluta, come se io fossi stata una lupa adulta. Quello slancio mi diede forza. Azu era sicuro che l'avrei portata a casa e io non l'avrei deluso. Il dolore alle zampe e al petto mi sembrava ormai lontano e l'odore della lupa del sogno mi guidò come prima mi aveva guidato quello del branco. Non sapevo nemmeno se mi avrebbe portato al punto in cui trovavo gli altri. Però non mi distinguevo più tra le tracce della mia famiglia, quindi lo seguì. Alzai gli occhi e guardai la luna, perfettamente rotonda e quasi luminosa da disperdere il buio. Non riscaldava come il sole, ma la sua luce mi rinfrancò e io avanzai con decisione. Mi sembrava che la giovane lupa del sogno fosse davanti a me e stesse guidando, però se la cercavo con lo sguardo lei scompariva, come se stesse prendendo gioco di me. Se sentivo le zampe stanche, pensavo che Azuen arrancava fiducioso al mio fianco e proseguivo. Poi, quando ormai pensavo di non farcela più, la notte diventò più buia e il terreno sotto le mie zampe più fresco. Alberi si stagliavano sopra di me, offuscavano la luce della luna. Avevo attraversato la grande pianura, in quel momento la lupa del sogno svanì. Ero stremata e indolenzita. Essere sole nel bosco non sembrava meglio che essere sole nella pianura. E il mio naso stanco non riusciva ancora a cogliere la traccia del branco. Poi, d'un tratto, sentii un odore riconosciuto. Vi aspettavo! A testa alta, Erin era ferma immagine del bosco. Sapevo che avresti trovato la strada, sorellina. E benvenuta anche a te, cucciolo! Feci un gran sorriso ad Azuen. Ero troppo stanca, quindi limitai a sfiorare con gratitudine il suo muso. Trovammo la traccia del branco, e dopo un tempo che mi parve lunghissimo, giungemmo del ritrovo, dove ci accasciammo esausti. Uruk non ci salutò nemmeno, si limitò a guardare Rissa, che lo fissava con aria di sfida. Può rimanere finché non metterà il mantello invernale, disse lui, ma non prometto che l'accetterò nel branco. Non sapevo cosa volesse dire, ma non avevo energie per pensarci, e dopo un momento che non me ne importava nemmeno più, perché prima Rissa e poi il resto del branco vennero da me e mi leccarono in segno di saluto, chiamandomi col mio nome. Scusate. Verso la fine mi sono. È la fine dell'ultima parte, mi sono un attimo commosso perché quando leggo. Mi viene sempre voglia di immedesimarmi in ciò che leggo e quindi in quel momento ero accanto a Kala e Azuen che camminavano nel bosco e diciamo, la storia triste di Kala che comunque perde i suoi fratelli per una stupida legge e la madre viene scacciata. Devo dire che leggere questo pezzo che è stato molto molto bella e molto toccante. Comunque, il capitolo è finito. La prossima volta porterò, inizierò a leggere il capitolo 3. Porterò questo audiolibro il martedì, il giovedì e il sabato. Il sabato non è sicuro che io riesca a portarlo per impegni vari. Martedì e giovedì è sicuro. La mattina, in un tempo indicativo, dalla mattina a ora di pranzo. Dipende quando riesco a pubblicarlo. Quindi potrebbe essere la mattina intorno dal 9 alle 11 o addirittura verso le 15 del pomeriggio, dipende quando riesco a pubblicarlo. Sono 20 capitoli, quindi praticamente un paio di mesi, questo mese e il prossimo, e poi finisce in teoria. Approssimativamente è così. Bene, chiaramente vi informerò se c'è un proseguo, eventualmente porterò anche il proseguo.